Volevo parlare con te del tuo ruolo di mamma. Sono Rossella di Piccoli Grifoni. Nel film Il Frullo del Passero tu facesti mettere una regola che quando tuo figlio piangeva il sacco si interrompeva e quindi i figli sono sempre venuti prima di tutto per te. Ma ti è mai capitato che per lavoro non hai potuto pensare a loro? Per qualche forza maggiore. Quello che dice è vero. Quando i miei bambini erano piccoli, se li volevano, dovevano sottostare a questa regola. Perché credo che il momento che ti prendi la briga di voler essere madre, lo devi essere. Ora credo che io come attrice, come tutte le donne che lavorano, hanno un grande problema con la famiglia. È giusto che la donna sia libera di poter lavorare perché essere... Poi dipende dal tuo carattere, sono donne che amano stare in casa ed è giusto così, ognuno fa quello che gli pare. Ci sono tante donne che hanno voglia di esprimersi, di sperimentarsi, di comunicare, e non perché hanno dei figli devono essere penalizzate, anche perché avere una mamma triste o frustrata sicuramente non dà gioia alla famiglia. C'è un compromesso, sempre. Io ho avuto la fortuna di poter portarmi in giro i miei figli fino a che ho potuto, perché poi c'erano le scuole, dunque è anche giusto che i ragazzi abbiano una vita a regola. Mi sono scapicollata, è vero che alcune volte non ci sono stata, se stavo fuori a lavorare da Parigi, però c'è il testimone qui, una mia grande amica che lavora con me, finivamo di lavorare alle 6 di mattina, alle 7 e mezza eravamo in aeroporto. Ho sempre cercato di fare le due cose e ho anche a volte sacrificato la carriera, come a volte ho sacrificato i miei figli. Però questo accade un po' a tutte noi mamme. Però sicuramente la famiglia per me è stato un caposaldo, per me, ripeto, sempre la famosa donna pesci. Ho bisogno di stabilità, ho bisogno di basi e ho bisogno di essere connessa con la realtà. Che il cinema, che è bellissimo, che però il celluloide tante volte ci fa credere che quella celluloide è la nostra vita, e invece la vita è un'altra cosa. Beh, Valdi. Sono Francesca dei Piccoli Grifoni. Nel film Tutta colpa del paradiso, Francesco Nuti a un certo punto ti bacia e lui dice non poteva fare un film senza Ornella Muti, senza dargli un bacio a con il frullo. Ci vuoi dire cosa voleva dire? Un French kiss, sto per ho capito bene. Che devo dire? Questo sta molto alla scelta dell'attrice, perché tu puoi baciare a meno che non sia un bacio dove il regista vuole vedere proprio la lingua, allora lo impara, perché sennò tantissimi baci sembrano veri e non lo sono. Dunque magari ci avrà provato. Esiste una tecnica, è vero, è così, Abbiamo parlato una volta anche con Mary Streep di questo, esiste proprio una tecnica, adesso non lo so. C'è una tecnica, poi se tu ti va quel giorno di dire, scusa, ho la fortuna di provare a baciare uno, Cioè, sei Brad Pitt. Cioè, why not, insomma, se c'hai questa fortuna sperimentiamola, visto che le donne siamo molto penalizzate in questo, gli uomini tutto possono, noi no. Grazie. Prossimo, next.